ragazzi, di nuovo al Traffic Live di Roma. Sono con Damiano Borgi e Andrea Neri degli Stage of Reality. L'ho detto bene, Andrea? Benissimo. Ok, un'intervista importante questa, anche perché presentiamo per la prima volta sugli schermi, non è una TV, ma è comunque gli schermi di Made in Italy, il nuovo cantante di Stage of Reality, Damiano. Ciao innanzitutto. Ciao, ciao a tutti, ciao cari, ciao, ciao, ciao. Allora, questo tuo innesto nella band è stato visto innanzitutto come un'esplosione di freschezza, di novità, e soprattutto abbiamo visto come vi siete amalgamati in maniera perfetta, e la domanda è: perché non vi siete conosciuti prima, fondamentalmente? Questa è una domanda difficile da cui rispondere. Cioè, non so rispondere. Che stai a fare prima? Bah, io ho fatto diverse cose prima, facevo i musical, io ero un cantante di un altro genere, più classico, diciamo. Poi ho incontrato il batterista degli Stage of Reality, che mi ha proposto di fare un'audizione per loro, e alla fine, dopo l'audizione, mi hanno preso ed è iniziata questa bellissima avventura con Andrea Neri qua e gli altri della band. Adesso siamo qua e sono veramente felice di esserci. Quindi mi riservo per te tra pochissimo la domanda sul tuo questo aspetto tuo attoriale, fondamentalmente, che abbiamo sottolineato anche nei nostri articoli. Andrea, quindi l'incontro con Damiano Borgi ha fondamentalmente dato una svolta a quello che è anche il sound e anche l'attitudine, no, volendo, della band. Sì, direi di sì, perché abbiamo cambiato anche modo di scrivere, abbiamo cominciato a scrivere insieme, anche perché il primo disco era più un biglietto da visita, l'avevo scritto io prima di mettere su una band, perché volevo comunque fare un progetto mio. Avevi qualcosa da dire, volevi comunicarla con la musica. Esatto, esattamente, e l'arrivo di Damiano ha rappresentato proprio il salto di qualità, spero che si capisca, ma sicuramente un salto anche dal punto di vista umano, un passaggio dalla one man band a proprio alla band che lavora insieme, e quindi lui ha dato proprio la spinta per cominciare a fare questo tipo di lavoro. Quindi un'identità di gruppo che è venuta fuori e emersa dai singoli e anche dai video che avete rilasciato, come appunto Dignity and Never, detto in slang, ecco, dove abbiamo potuto sottolineare le tue doti anche attoriali, perché ricordiamo soprattutto in Never abbiamo questa tua performance davvero alla Brad Pitt, fondamentalmente. Sì. Beh, non è stato proprio facilissimo, insomma, era così triste il video, no? Insomma, c'era questa vena molto forte, il messaggio molto forte. Molto forte, infatti era complesso per me, insomma, recitarlo. Quando loro mi hanno detto fallo tu, per me è stata una bella sfida, però spero, insomma, di aver superato la prova, ecco, io. Secondo noi sì. Ah, meno male, grazie. Grazie. Quindi è a posto, è andata. Grazie. I Stage of Reality sono comunque alle prese con il nuovo album, quindi con il primo alla voce di Damiano Borgi. Abbiamo visto quindi un album nuovo dal punto di vista delle sonorità. Per quanto riguarda l'uscita, dobbiamo aspettare il 2017. Dobbiamo aspettare l'inizio di febbraio, fine gennaio, inizio febbraio 2017. È ancora work in progress. È ancora work in progress, però so che tu ci puoi dare un'anticipazione sulle guest, fondamentalmente, perché sono dei nomi importanti quelli che appariranno nel vostro album. Mi serve il rullo di tamburi. Chiamiamo Giovanni Noè che si Chiamiamo sta esibendo. Giovanni che si sta esibendo. Allora, sì, due guest alla voce che duetteranno con Damiano, e uno è Blaze Bailey, che era un po' una guest che ci aspettavamo, perché data la mia collaborazione con lui nel 2012 doveva già in realtà comparire nel primo disco, poi ci sono stati problemi organizzativi e quindi abbiamo aspettato, e abbiamo fatto bene perché gli abbiamo riservato un pezzo che chi l'ha scritto? L'abbiamo scritto noi, l'abbiamo scritto noi, ma avevo già in mente Blaze Bailey dall'inizio per il testo, ed è una cannonata per lui e si è divertito tantissimo. Poi vi faremo sentire qualcosa. Quindi non ti posso dire di cantarmi un pezzettino, non si può. E il secondo guest, la seconda guest è la signora Amanda Somerville, che è stata molto contenta di donare la sua voce per il nostro disco, e canterà un pezzo molto particolare che non è scritto da noi e non posso dire ancora cos'è, però. In che senso non è scritto da voi? L'ha scritto lei? No, è una cover. È una cover. È una cover che non vi aspettereste mai dagli Stage of Reality. Beh, guarda, i Sailing to Nowhere, che si stanno esibendo in questo momento, hanno proposto nel loro primo album la cover di Anastasia, quindi voglio dire, ci possiamo aspettare di tutto. Sì,
Però. Però. Però di più. È pop, dimmi solo se è pop. Ma beh, non è definibile come pop il genere, direi. Quindi, ma se ti dico una lettera, capisci, quindi non ti posso e dire. Dimmela, niente. Faccio finire di non capire. No. Ti dico una lettera che sta fra nome e cognome, ma che non si capisce, ma una. C'è una. C'è omertà. Un H? Un H. Jenson. No. C'è omertà negli Stage of Reality. Sì, ancora sì. Damiano, il tuo contributo a questo nuovo album, abbiamo visto che comunque è stato un lavoro corale, però il tuo contributo fattivo in che cosa è consistito? Beh, sicuramente nel lavoro sulle melodie, avendo una voce sicuramente differente da Frank, che era il cantante di prima, abbiamo dovuto lavorare su delle melodie differenti, un modo diverso quindi di curare la melodia all'interno del brano. È una cosa che abbiamo fatto insieme, soprattutto io e Andrea, e penso che sia venuto fuori un bel lavoro, c'è stato un bel mix delle due teste della band, insomma. Ti senti appagato in questo momento? Assolutamente sì, sono sicuro che ci sarà ancora molto da fare per andare avanti, ma penso che ci sia abbastanza carne al fuoco per farlo, insomma, per andare avanti. E speriamo di sì, I risultati cominciano anche un po' a vedersi, nel senso che ora, dopo KSG, Blaze Bailey e gli Angra, devo ancora dire delle cose che non posso dire, però durante il tour con gli Angra ci sono anche gli Artemis, con cui abbiamo anche già aperto insieme nella stessa data con KSG al Planet. Però adesso sta uscendo un paio di date che saranno veramente due bombe atomiche, una a Roma e una a Parma. E tenetevi forte. Dimmi solo se si tratta di gruppi o di solisti. Si tratta di band, si tratta di gruppi, ed è uno è un festival a Parma e una è una data qua a Roma. La data a Roma, no, aspetta, la data a Roma è un solista, cioè se intendi, certo, hai già capito chi è allora. Io non lo posso dire, se non mi dai l'ok non lo posso dire. No, non lo puoi dire ancora perché lo pubblichiamo nei prossimi giorni, perché adesso non si può. Però è una gran figata. E le cose stanno uscendo e si parla di un tour europeo a marzo 2017. Quindi direi che le cose stanno andando bene, come si suol dire. Molto, sono molto contento. Mi piace ricordare poi che i Stage of Reality nei mesi scorsi, l'anno scorso, sono stati anche protagonisti di una serata a teatro, quindi diciamo una performance anche fuori dal comune di quello che è l'ambiente prettamente metal. Mi piacerebbe sapere da te il perché di questa scelta di location, che comunque per i grandi nomi funziona. Sì, e grazie che te lo sei ricordata, perché in realtà questa cosa mi stupisce molto, perché devo essere sincero, la data dal punto di vista del pubblico non andò bene, e non mi vergogno a dirlo, perché nonostante Radio Rock abbia spinto, addirittura Rai 3, siamo finiti due volte durante il telegiornale, però la gente non ha capito che era musica a teatro e non era teatro che parlava di musica. Quindi aver unito Pasolini, che è poi il protagonista del nostro primo concept album The Breathing Machines, e il rock, hard rock alternative, non è stata capita. Forse l'abbiamo fatto troppo presto, questo è sicuro, è stato forse anche abbiamo corso un po' troppo, però è stata una bellissima esperienza. Da rifare e nei tempi giusti, da rifare nel momento giusto. Nel momento giusto. Damiano, ultima domanda: se dovessi tornare domani in teatro con un musical, quale sceglieresti? Oddio, Jesus Christ Superstar. Almeno questa me la puoi cantare. Jesus! Basta. Bene. È arrivata l'ambulanza, attenzione. Oh. Scherzo. Allora, Damiano Borgia, Andrea Neri, Stage of Reality, ricordiamo in gennaio e febbraio il prossimo album, il nuovo album di Stage of Reality. Questa band che si prepara a stupirvi con le nuove sonorità, le abbiamo viste anche belli impegnati, quindi insomma c'è quel passo in più, nell'ambiente che serve. Grazie Andrea. Grazie. Continua a mangiare carbonare, io so, Guarda. Sì, perché lui insieme all'Anzillo e Company dei Sailing, insomma, serate. Però mi sono riscritto in palestra, non si poteva più fare. Direi, a te ancora non ti ho visto nelle foto di gruppo, non ti hanno ancora coinvolto in queste cose. No, queste scene del male, no, perché tu sei una brava persona. No, io sono un po' la mosca bianca, perché io sono quello vegetariano, quindi... Oh, vedi, bravo, anch'io. Ok, bene. Andiamo a cena, Damiano. Oh, andiamo. Okay, allora andiamo. Vado, Ciao, Andrea. Stage of Reality, ciao. Yeah.